Ciao amici, ciao amiche, come ho accennato anche ieri, quando si ama non si riesce a rimanere gli uni lontani dagli altri. Io ho cercato di fare una spiegazione di risposte e a quella domanda molto lunga, molto bella, spero che sia servita a qualcosa. Inoltre è importante capire che noi ci trasferiremo nel nuovo universo in forma di informazione, cioè chi si trasferisce nell'universo? Sì, sono tutti surga, ma in quale maniera? Ho spiegato tempo fa cos'è lo spirito. Lo spirito di ognuno di noi è la nostra vera essenza, chi siamo, i nostri ricordi, il nostro percorso storico, che non dobbiamo ricordare, se no perdiamo la nostra identità, e tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che abbiamo sentito, tutto ciò che abbiamo vissuto, e queste sono delle informazioni, informazioni che esistono in forma di campi elettromagnetici, che possono essere registrati momentaneamente in un campo elettromagnetico, con dei supporti elettromagnetici. E quindi praticamente quando ci spostiamo, chi si sposta veramente è Surun, un'unità che contiene tutti gli spiriti di tutti i Surga, quindi si sposta lui e poi nel nuovo universo si rimontano i nostri corpi come erano prima, i nostri corpi materiali, e immediatamente viene rimesso il nostro spirito in ogni corpo divino. I corpi di Surga sono dei corpi divini, quindi veniamo, diciamo, privati del nostro corpo nell'universo che va in evanescenza, privati dal secondo principio della termodinamica che dissolve gli atomi. Quindi quando ci trasferiamo in una specie di difficile spiegare i dettagli, faccio un esempio molto vago, no? Come una specie di superastronave che sposta Surun intero in tutta la sua identità, che poi è fatta di tutte le nostre identità, nel nuovo universo. Lì si ricominciano a costruire i corpi, no? Si costruisce. A partire da un corpo ne vengono due, a partire da due se ne costruiscono quattro, perché ognuno ha il compito di costruire i corpi degli altri. Quindi un corpo diventa, ne costruisce un altro e diventano due. Questi due costruiscono altri corpi e diventano quattro. Questi quattro costruiscono altri e diventano otto, fate il conto, fino a diventare miliardi di miliardi di miliardi di Surga che poi si distribuiscono nel nuovo universo con il compito di non permettere il calvario della nuova evoluzione che comincia da zero, e allo stesso tempo, oltre che gestire il nuovo universo da un punto di vista umanitario, impedire delle sofferenze inutili, perché la vita già esiste, eccoli tutti là, i Surga sono là, Dio, che è il protagonista della vita, Dio apostrofe io, che contiene tutti noi, meravigliosi dei. Tutti noi meravigliosissimi dei, bellissimi, onniscienti, onnipotenti, immortali, per essere felici miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di anni. Perché Dio sente tutto quello che sentiamo noi e la sua felicità dipende dalla nostra felicità. In realtà non esiste lui, esistiamo noi, capito? E lui è protagonista in dei momenti speciali come quello di racchiudere tutti insieme per andare nel nuovo universo, perché nella fase dell'evanescenza dell'universo, se lui non costruisse una specie di superastronave i cui atomi sono ancora integri, non potrebbe andare nel nuovo universo, perché si disintegrerebbero anche gli atomi dell'ultima cosa che esiste, che è questa superastronave.
I dettagli tecnici di come funziona tutta questa storia della creazione del nuovo universo, eccetera, eccetera, lo spiegherò dopo quando avrò spiegato la mia teoria su come funziona il ciclo cosmico. Però per capire, credo che sia importante capire che noi inizialmente attraversiamo in forma di informazione. Poi questa nostra informazione che costituisce la nostra identità viene messa in un nuovo corpo di Surga, in grado di vivere miliardi e miliardi di anni. A questo punto noi abbiamo questa cosa fantastica che è la resurrezione. Pensate che bello, se noi volessimo parlare in un linguaggio religioso, perché il linguaggio religioso parla di resurrezione, parla di immortalità dell'anima, parla di immortalità dello spirito, ma io vi sto spiegando che cosa significano queste cose. Perché le religioni raccontano queste cose, ma credo che le raccontano in un modo distorto, in modo che non siano capite, probabilmente non sanno neanche loro quello che dicono, perché tutto proviene da un'antichissima religione conosciuta dagli asgardiani e le versioni distorte sono tantissime e poi diventano delle favolette demenziali quando io ho spiegato che il Cristo Dio che si incarna in forma umana siamo noi, tutte le forme di vita, pure il gatto che hai a casa, è il Cristo che si incarna in forma biologica più che umana. Il gatto, il cane, l'uccellino, la farfalla che vola nel tuo giardino, è il Cristo che si incarna. Poi chiaramente ci vuole la coscienza cristica, quello che vi sto spiegando io adesso, è questo che fa del Cristo il Salvatore. Una volta che voi raggiungete questa consapevolezza, ecco lì che contribuite enormemente al fatto che poi tutti sappiano questo che sto spiegando. E noi abbiamo questo momento di vita, questa ottantina d'anni, diciamo, più o meno, insomma, quello dipende. Poi c'è la fine di questa vita che noi chiamiamo morte, ma che morte non è, c'è questo percorso in cui si completa la comprensione di questa situazione che stiamo vivendo noi e poi ci si risveglia nella condizione di Surga, come siamo veramente in forma materiale, in forma concreta, eccetera, eccetera. Si crea l'universo nuovo e ci si trasferisce. Quando ci si trasferisce non è che ognuno si trasferisce per cavoli suoi, no, tutti quanti insieme, perché ci vuole una super protezione per affrontare i primi momenti del nuovo universo, che i primi momenti del nuovo universo sono molto agitati, intensi, pieni di energia. Quindi bisogna avere la possibilità, capacità di sopravvivere in questo nuovo universo e questo è il compito, diciamo, difficile a livello tecnologico, ma tutto questo si realizza grazie alla collaborazione di tutti quanti noi che siamo tornati ad essere pienamente consapevoli. Quindi questa fase iniziale che è la nostra vita è fondamentale per diventare completamente consapevoli. Perché rende il secondo momento del secondo risveglio, dopo la morte, molto più semplice da essere capito. Perché non si può violentare la persona che sta imparando dicendo no, tu devi credere questo. No, la persona ci deve arrivare da sola. Però se è imbottita di cose demenziali, tipo dov'è San Pietro? Voglio parlare con Buddha, e quegli induisti diranno altre cose, no? Cioè, prima che tu gli convinci, dico, guarda, non è così, cerca di capire, ti spieghiamo tutto quanto, si perde un sacco di tempo. E invece il secondo risveglio, se tu già sai più o meno in vita di cosa si tratta, ve lo sto spiegando io, è molto più semplice per tutti, molto più breve, molto più veloce, molto più efficace. E la quantità di Surga pienamente risvegliati sarà tale che riusciremo a realizzare questo progetto meraviglioso di trasferirci nell'altro universo senza che muoia il nostro spirito, capito? Poi la resurrezione è perché poi ognuno avrà un nuovo corpo, capito? Ha un nuovo corpo dove
riprendere il proprio spirito e continuare da dove si era fermato prima, proprio una continuità. Quindi non c'è una morte, il surga non muore. Moriamo noi in questo piano illusorio, in questa esperienza virtuale illusoria, però, ripeto, non è una morte, perché si continua immediatamente a vivere in questa seconda fase, che si continua a imparare il senso dell'esistenza, si continua a imparare cosa siamo veramente e cosa dobbiamo fare, e poi ci si risveglia surga pronti all'azione, perché abbiamo vissuto questo per essere pronti all'azione in questi momenti finali dell'esistenza di questo universo. Noi non stiamo vedendo l'universo come veramente in questo momento, non stiamo vedendo come veramente l'universo materiale in questo momento. Noi abbiamo l'immagine dell'universo come era 13 miliardi e 700 milioni di anni fa. Visto che voi avete aperto questo argomento bellissimo, io non potevo non rispondere a queste domande, quindi capite, nonostante sia impegnato con altre cose, io queste domande le devo rispondere. Già che ci sono, volevo anche dire quell'affermazione che ho fatto, che dice: se noi fossimo una civiltà civilizzata, noi lavoreremmo un giorno sì e un giorno no. Vi ricordate quando vi ho detto che noi abbiamo 7 giorni della settimana perché gli astri visibili nel cielo, a occhio nudo logicamente, erano sette, no? Allora, il sole, la luna, immensi, come ci appaiono, sono immensi, quindi. E lì ci abbiamo, ovviamente, lunedì, no? Martedì, mercoledì, giovedì, Giove, venerdì, Venere, sabato, Saturno, e poi domenica, il Sole. Però ci siamo dimenticati la Terra, noi, un altro astro, quindi sarebbero 8. Noi ci siamo sopra l'ottavo, la Terra. Quindi in realtà i giorni dovrebbero essere 8, e sarebbe perfetto, e vi spiego pure perché. Perché noi lavoriamo, cioè questo lavoro serve a fare in modo che tutti abbiano tutto, che tutti siano felici. Noi però dovremo lavorare non 5 o 6 giorni alla settimana e essere liberi sabato e domenica, quando siamo fortunati, con i posti solo la domenica oppure solo il sabato. Se noi lavorassimo un giorno sì e un giorno no, tutti noi saremmo produttivi, non ci sarebbe la disoccupazione, e non solo, ma sarebbe il segno di una civiltà dove un giorno lavori, ma se tu lavori tutti i giorni della settimana, quando è che usufruisci dei beni che vengono prodotti, beni e servizi che vengono prodotti dalla società? Mai. Non riesci neanche ad avere la possibilità di andare dal dentista, perché quando tu esci, il dentista ha già chiuso bottega, per dire un esempio. Oppure dici: sì, voglio fare una passeggiata allo shopping, devi aspettare fine settimana. Ma non funziona così, no. Innanzitutto non c'è bisogno di lavorare tutte queste ore, ma ammettiamo che si voglia proprio lavorare mattina e pomeriggio, vabbè, però pensate che bello, no? Un giorno lavori tu e tutta la metà della popolazione, l'altro giorno lavora l'altra metà della popolazione e tu no. In quel giorno, se tu vuoi andare a farti una passeggiata allo shop, ci vai, non devi aspettare la settimana. Se tu vuoi andare al dentista, ci vai, non devi aspettare che poi ha chiuso. Quindi sì, poi uno alla fine ci riesce lo stesso ad andare al dentista, questo è un esempio, però voglio dire, per poter usufruire di questi beni e servizi prodotti dalla società, ci vuole un po' di buonsenso, nel senso che un giorno lavora metà della popolazione e l'altro giorno lavora l'altra metà della popolazione, e tu usufruisci, e viceversa.
Quando lavori tu, l'altra metà usufruisce, tutti usufruiscono, tutti sono felici e ci sono beni e servizi per tutti in abbondanza e non c'è neanche la disoccupazione. Noi però non viviamo in una società giusta di questo tipo, noi viviamo in una società schiavista, perché tutti lavorano tutti i giorni. Ma com'è sta storia? Tutti lavorano tutti i giorni e quando usufruiscono? Nel weekend che stanno stanchi morti e poi magari non gli va neanche di uscire, di fare niente perché non. Quando tu sei stanco, l'unica cosa che vuoi è riposarti. Noi siamo stati depredati non soltanto delle nostre ricchezze, perché poi alla fine lavori, 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 lavori pure tutti i giorni e non c'è niente, e non ti bastano le cose che vuoi perché mancano i soldi, una società basata sui soldi, sulla moneta debito. Quindi è proprio il simbolo della schiavitù, nel senso che noi lavoriamo. Ma non per noi, perché nessuno di noi ne può beneficiare. A cosa serve tutto questo se non puoi beneficiare delle cose? Addirittura i soldi non servono a niente perché di certe cose tu non ne puoi beneficiare. Quindi, e queste sono cose sulle quali bisogna un po' fare diciamo, una nuova comprensione dei fatti. Siamo talmente condizionati, così profondamente condizionati, che non ci rendiamo conto. Dici, ma è sempre stato così? E beh, questo significa soltanto che siamo condizionati sin da piccoli. Capito? Un mondo migliore si fa con il buon senso, un mondo migliore si fa anche recuperando il proprio tempo libero. No? Io ogni tanto mi sveglio la mattina e vado a lavorare e scherzando con mia moglie gli dico, ma pensate, devo andare a lavorare pure oggi. Quindi significa che tutto quello che ho fatto ieri non è servito a niente. E mia moglie ovviamente si mette a ridere perché. Però se ci pensate un attimo, nell'antichità, quello che andava a lavorare, che faceva? Dice, guarda. La moglie diceva, senti, si è rotta una sedia, bisogna fare una sedia nuova. Tu prendevi, dici, ok, facciamo una sedia nuova. Andavi, prendi il legno, tutto quanto, lo segavi, lo piallavi, lo incollavi, lo inchiodavi, cioè magari ci lavoravi tutta la mattina, tutta, Ma alla fine c'avevi questa sedia nuova. E non è che il giorno successivo e facevi un'altra sedia, il giorno successivo e facevi un'altra sedia, il giorno successivo e facevi un'altra sedia, e perché tu, una volta che avevi realizzato il lavoro necessario, finiva lì. Magari il giorno dopo c'era un altro lavoro, per carità, però questa storia che noi andiamo a lavorare tutti i giorni, mattina e pomeriggio, tutti i giorni, mattina e pomeriggio, significa che non è servita a niente. Ed è vero, non è servita a niente per noi persone, per noi esseri umani non è servita a niente. E anche quando andiamo a lavorare, tantissimo non serve a niente lo stesso perché poi a fine mese non hai i soldi per comprare le cose, i beni e i servizi che sarebbero necessari. C'è qualcosa che non va. Perché le nostre ricchezze non rimangono a noi. Mi ricordo un po' un film che ho visto su una pietra, cartoni animati. Questa pietra diventa amica di un'umana. No? E non so se avete presente questo film, è molto carino. A un certo momento questa Petta, lei viveva insieme a tutte le api che avevano grandi ideali e si sentivano orgogliose del lavoro che facevano e praticamente sceglievano il loro mestiere, sceglievano se erano quelle che andavano in ricognizione a trovare i fiori, se quelle che invece facevano gli alveari, e insomma tutte queste cose. Poi a un certo momento questa vetta, essendo amica dell'umana, entra in un supermercato e vede tutti i barattoletti di miele. Dico, ma questo lo famo noi? No, questo lo famo noi. E dice,
Ma noi siamo lì a lavorare giorno e notte, giorni, tutti i giorni, 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 pomeriggi interi, mattini interi, pomeriggi interi, e questi poi se viene il miele nostro. E lì si è sentita sfruttata e ingannata, e tutti quegli ideali, tutti quei, e li vede franarici, ma allora, ma che cos'è sta storia? A noi ci succede la stessa cosa. Tutti i beni e servizi che noi produciamo, ma che fine fanno? Ovviamente noi viviamo in un meccanismo talmente complesso che non ci rendiamo conto di dove vanno a finire le cose. Ci rendiamo conto soltanto di una cosa, che ciò che noi riceviamo è troppo poco. E che la nostra vita non è veramente una vita per esseri umani. Gli esseri umani non dovrebbero vivere così. Dovrebbero usufruire di una ricchezza ambientale, di una ricchezza temporale, avere il tempo libero per poter vivere, essere felici, per poter amare. E anche nel poter amare ci sono dei problemi, perché veniamo messi uno gli uni contro gli altri, condizionati, e si creano dei conflitti artificiali che ci tengono impegnati e non ci danno la possibilità e il tempo di riflettere e accorgerci di queste cose che io vi sto spiegando adesso. Capite il meccanismo com'è perverso? Vabbè, questo è soltanto un complemento alla spiegazione, ci tenevo a farla. E perché, come vi ho detto, quando si ama non si ha scelta. L'amore è così. Ecco, un'altra piccola cosa per concludere. Siamo in ballo, quindi. Quando io ho detto che persone dicono sì, ma come si fa a portare il mondo a un cambiamento? Come si fa? E basterebbe soltanto disseminare la consapevolezza. Faccio un esempio banale. Se si volesse disseminare la consapevolezza delle cose che dico io, sarebbe sufficiente che ognuno di voi dedicasse un unico giorno in tutta la vita a questo. Vi faccio vedere come. Chiama tre amici e gli dice: lo sapete che così, 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 così? Ci parla un'oretta, 2 orette, no? Un unico, basta un unico giorno in tutta la sua vita. E gli amici gli domanderanno, sì, ma come fate a sapere queste cose? E guardate, c'è un gruppo Facebook, c'è un sito, c'è quello, no, andate là. Io vi ho dato un'infarinatura, un'informazione, diciamo, di base. Se avete capito bene, se avete dei dubbi, andate lì e vedete. Ed è importante che anche voi, un unico giorno in tutta la vostra vita, quando avrete capito, farete la stessa cosa che ho fatto io. La spiegate a tre amici. Quindi praticamente ognuno, un unico giorno, spiega a tre amici, no? Ovviamente poi questi tre amici, un unico giorno, spiegheranno altri tre amici per uno, quindi saranno 9. Succederà anche che questi 9 amici, un unico giorno, spiegheranno questo a altri 3 amici e saranno 27, e questo in progressione esponenziale. Io ho fatto un calcolo così per divertimento, per vedere se questo fenomeno avvenisse, diciamo, in una sequenza di giorni uno appresso all'altro, quanto tempo, questo dipende solo dalla nostra buona volontà, quanto tempo ci vorrebbe informare tutto il mondo? Come si tratta di banalissima matematica, basta fare 3 per 3 per 3 per 3 per 3 fino a raggiungere questi 7-8 miliardi che sono fondamentali, di persone che sono fondamentali per espandere la consapevolezza in tutto il mondo. Sapete quanti giorni ci vogliono? Se ognuno spiega tre, basterebbero 21 giorni, ossia 3 alla 21esima. 21 giorni, in meno di un mese, tutto il mondo sa queste cose.
e noi avremmo risolto il problema. Perché l'importante non è credere in queste cose, ma saperle, perché poi quando muori ti accorgi che sono informazioni utili. E questo permette la seconda tappa del secondo risveglio agevolatissima. E questo ci permetterebbe di salvare l'universo. Semplice, facilissimo, dipende solo dalla nostra buona volontà. Ognuno si deve mettere la mano sulla coscienza e dire: non è vero che non è possibile, sono io che non lo sto facendo. Forza.